Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza la delibera relativa alle tariffe dei servizi a domanda individuale per il 2024. Il provvedimento è passato con l'astensione delle forze di centrodestra. Il testo era stato illustrato dall'assessore al bilancio Pierpaolo Baretta, che ha evidenziato come attraverso le tariffe l'amministrazione riesca a coprire il 53% dei costi, percentuale superiore a quanto richiesto dalla legge, ma altresì sottolineato che si registra uno squilibrio di circa 11 milioni tra costi ed entrate. Registriamo i risultati di questi due anni di lavoro: 750 milioni di riduzione del disavanzo, il dimezzamento del debito commerciale e direi particolarmente importante la riduzione dei tempi di pagamento che verso i fornitori da 170 a 50 giorni. È il segno di una svolta, di un cambio di passo che dobbiamo, come dire, implementare ulteriormente negli anni successivi, tenendo anche conto che stiamo avviando un recupero della riscossione in questi primi tre mesi attraverso l'intervento della società Napoli Obiettivo Lavoro. Abbiamo recuperato, diciamo, circa 37 milioni, di cui 6 e 5 sono soltanto di evasione pura, persone che non conoscevamo e che abbiamo finalmente trovato e adesso, come dire, messe nelle condizioni di pagare. Quindi questa è la strada alla quale si affianca l'intervento sugli investimenti. Abbiamo quasi 2 miliardi di PNRR, una parte dei quali già spesi, quindi è una città dinamica, in movimento, e il Comune è in grado di affrontarla sempre con l'attenzione ai conti, ma insomma la strada è tracciata.